Ho scoperto di recente che esiste anche la G-House. Che roba è? Parliamoci chiaro, i giovanissimi la house non se la calcolano proprio, non è nelle loro corde, chi è cresciuto con gli Swedish House Mafia non gliene importa niente di personaggi come Todd Terry o Roger Sanchez, per loro è un'altra storia. Poi magari, come al solito, i giovanissimi tendono ad andare invece sulla techno o tech house. Tutto ciò che sta in mezzo tra l'EDM e la techno, diciamo così, difficilmente riesce ad avere un pubblico giovane, quantomeno che lo apprezzi, che vada alle serate, che conosca i personaggi, che li suoni volentieri quando va a fare le serate. Ci sono invece dei DJ e dei generi, tra virgolette, house, apprezzati anche dai giovanissimi. E una di queste definizioni che ho trovato online è G-House, ma anche Bass House. Bass House è una house, diciamo, questo basso synth bello presente. Una deep però senza avere la tendenza un po' più cupa. La caratteristica principale è questo basso in evidenza. Per esempio ci sono DJ come Malà e Chami, è francese quindi Chami, che hanno veramente un vasto seguito e riescono ad intercettare anche quelli che in genere ascoltano EDM. Ora, purtroppo serate di G-House non esistono, quantomeno nel nostro paese. Perché come vai a proporre quella roba lì? Ecco che subito viene accusato di essere facile, commerciale. Ah no, questo non è house. Beh, se prendi i dischi di Malà e Chami e li metti in fila accanto a, che ne so, Nick Fanciulli o Mashoplex, sfido chiunque a dire che non possono assolutamente andare nella stessa serata. Sì, ok, c'è quella cosa un po' più orecchiabile, un po' più da spinning deep qualche volta, però fondamentalmente si può parlare tranquillamente di house. E se è un tipo di house che riesce ad andare incontro alle esigenze e agli ascolti dei giovanissimi, che male c'è? Vuol dire, mica deve essere prova soltanto per noi over 30, che poi non andiamo neanche più a ballare più di tanto, in generale. Allora, ben venga a scoprire queste cose, anche se magari non è proprio quello che ci piace di più, comunque sia, c'è uno spiraglio che quantomeno ci possa essere un po' di musica house anche in chi è cresciuto completamente con degli altri ascolti. Qualunque sia la tua opinione, commenta pure qua sotto. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!